Siamo qui in diretta, siamo riusciti a prenderla, Alessia Bergamo. Tesoro, sei pazzesca, bellissima e per me è un grandissimo onore averti qua. Grazie, un bacione a tutti gli ascoltatori. Voi non vedete, ma io sono qua con le tette di fuori perché allo Skylight faccio animazione con un bel seno di fuori, però non potete vedere, mi dispiace. Esatto, ed è colpa di Mark Zuckerberg questa volta, possiamo dirlo e confermarlo. Ma se volete vederla, venite qui a San Bonifacio, via Fontanelle, numero 28. Esatto, e a me mi trovate nella sala House, dove ballo e faccio divertire anche i ragazzi facendo toccare le mie bocce. Amore, sei pazzesca. Allora, Alessia, noi abbiamo avuto il piacere, ma soprattutto l'onore, di averti come ospite a Radio Eventi, la radio degli eventi di Milano. Che dire, io sono stato onorato ed è rinnovo questo piacere ad averti qui allo Skylight On Air. Allora, Alessia Bergamo, ovviamente tutti sanno chi è, ma per chi fosse impreparato? La cosa più importante è che ho vinto il concorso come miglior trans, Miss Trans Italia, che c'è anche la premiazione, il concorso, è tutto su YouTube. Basta scrivere Alessia Bergamo su YouTube e vedete tutto. Allora, tanto per cominciare, scusatemi il termine, ma sei una figa stratosferica. 1,85 m, con quinta di seno e poi tante ma tante altre curve, ecco. Ma poi non è che ho vinto solo il concorso, Sono anche la prima transessuale che ti spoglia nei night club. Io lavoro nei locali come spogliarellista, ecco, uno spogliarello burlesque. Quindi sono la prima trans che lavora nei night club, dove sono abituati a vedere le donne che si spogliano. E com'è lavorare nei night? Ma ti dirò, credimi, c'è la fila dei ragazzi che viene dietro a me, perché le altre se la tirano, lo sai le donne come sono, no? Un po' se la tirano. Invece la trans è più generosa, ecco. E quindi ho la fila dietro. Allora, devo farti una confessione. Avevamo dei ragazzi che ci chiedevano di te, però ovviamente non potevamo sbilanciarci, però abbiamo detto, è là, se volete avvicinatevi, fate tutte le foto, i selfie e le stories che volete, anche perché è una persona stradisponibile. Ricordo, ovvio, sono siciliana socievole, ovvio, se qualcuno si vuole fare le foto io sono sempre disponibile, e se poi si vuole aggrappare alle tette è che si aggrappi pure, non è un problema. Scusa, ho speso tanti soldi qua dal chirurgo. Quanto sono costate? Tanto, diciamo un bel po', e quindi le metto in mostra. Però sono perfette, sono perfette, diciamo che è il mio pezzo forte. Allora, la storia di Alessia Bergamo. Qua è una domanda un pochino complicata. Beh, la storia però di Alessia immagino Bergamo, che per arrivare a questa serenità, questa pace e questa voglia di vivere che tu trasmetti, il percorso è stato molto lungo. Diciamo che ho avuto tanti problemi. I miei genitori, quando a 17 anni gli dissi mamma e papà voglio diventare trans, i miei genitori mi buttarono fuori casa. Quindi ho alle spalle un passato molto triste e difficoltoso, però è stata un po' anche la mia fortuna, perché io sono siciliana, quindi i miei genitori che mi buttarono fuori casa è stata una fortuna, perché io sono andata a Bergamo al nord, ho incominciato a intraprendere il mio percorso di transizione prendendo gli ormoni e adesso sono felicissima di aver preso questa transizione con con consapevolezza, ed è quello che volevo fare. Adesso non mi manca niente, sono felice così. E allora, una domanda che molti si fanno: Alessia Bergamo è fidanzata o è single? Se allora, puoi rispondere, ovviamente. Udite, udite, Alessia Bergamo adesso è single. E allora, ragazzi, fatemi avanti. Forza, bei manzi.
preoccupatevi. Belli, palestrati, con grandi doti, ecco, non specifico quale doti. Intellettuali. Esatto, ma cosa avevate capito? Di cervello le doti. Ok Alessia, come è questa serata allo Skylight? Pazzesca, è bellissimo, ormai lo Skylight è una delle migliori discoteche del nord Italia e quindi i ragazzi vengono, ma poi il bello di questa discoteca è che ci sono trans, gay, etero, coppie normali. Una discoteca molto friendly, esatto. E siamo tutti assieme e ci divertiamo senza problemi. È una grande famiglia, come ripetiamo ogni volta durante le dirette. Allora Alessia, il tuo Halloween nel passato che ha inciso maggiormente nella tua vita, che ha lasciato un ricordo, come dire, quasi indelebile. Oddio, il mio Halloween più bello è questo che sto trascorrendo qui allo Skylight. In allegria, divertendomi con questa grande famiglia dello Skylight che ormai collaboro da anni con lo Skylight. E questo è il divertimento per me, il più bello Halloween della mia vita. Ballare, divertirmi, mezza nuda. E cosa vuoi di più dalla vita? L'Halloween del futuro invece come lo immagini? Non ho capito, l'Halloween del futuro, come lo immagini? Oddio, l'Halloween del futuro, magari su Marte, ecco, andiamo su Marte prima o poi, no? Assolutamente sì, con te su Marte, sulla Luna, su Giove, oddio, dove diciamo vuoi. Che io faccio volare, quello sì, esatto, faccio volare con il pensiero, ecco, diciamo. E allora, che dire, ladies and gentlemen, lei è Alessia Bergamo, una delle stelle nel panorama nazionale italiano, sei una persona fantastica, squisita e superlativa. Ricordiamo le tue pagine social. Beh, basta scrivere Alessia Bergamo su Google, su Instagram o Facebook, mettete mi piace sulla mia pagina e me ne sarei veramente grato. E allora ragazzi, che dire, è pazzesca. Alessia, ti faccio una proposta all'ultimo minuto, proprio ora, ora. Mancano esattamente 2 minuti e 7 secondi alla chiusura di questa serata. Che ne dici di farci compagnia e fare un riepilogo di questa serata, di questo Halloween che ha coinvolto centinaia di persone che hanno avuto il piacere e la voglia di divertirsi? Beh, oddio, il riepilogo di questa serata, che è stata una serata pazzesca, 3 sale tutte piene, con bellissima gente che aveva voglia di ballare, ma anche tanta gente vestita in maschera, ecco, molti, che questa cosa ci piace. Quindi è stata una serata pazzesca e vi aspettiamo tutti la prossima settimana, che ovvio. È il 10, esatto, il 10 se non sbaglio, esatto. Il 10 di novembre, sempre qui allo Skylight, a San Bonifacio, in via delle, in via Fontanelle numero 28. Alessia, tu ci sarai, sì, no? Ma ovvio, oramai io faccio parte, e allora, per il 10... dello staff fisso ormai. E per il 10 ce la lasci un'altra intervista. Ma ovvio, molto... voi basta che mi fate un fischio da lontano, io arrivo. Amore, sei bellissima, ma hai visto quanta carne c'è su questo palco? Eh beh, c'è tanta bella carne, manzi, bella carne, bei porconi anche, mamma mia, dai, non mi fate esagerare che sono single, quindi essendo single sono anche ingrifata, Allora tu calcola che io durante la serata mi sono innamorato circa una 20 di volte. Oddio. Poi non ho concluso nulla, perché sono una persona seria e diligente sul posto di lavoro. Ma tu devi proporre, qui conosci qua, poi dai il numero di telefono e poi si continua fuori. Ma io sono più timido. Ma mica ti devo dire io come corteggiare una ragazza. Però quasi quasi. Ragazza o ragazza, perché poi dipende, io sono un po' docoio, però settimana prossima poi, devi divertire. Vorrei da parte tua un tutorial. Va bene, sulle certo. Tecniche di rimorchio in discoteca. Di come rimorchiare in discoteca, voglia, ce n'è tanto da dire. Ok, oh, il rimorchio più strano che ti è venuto, dove hanno cercato di rimorchiarti, nella maniera ovviamente più strana. Allora, diciamo che
tanti ragazzi fanno finta che non capiscono e mi chiedono: ma tu sei una trans operata o non operata? E io gli dico, in discoteca, no? Gli dico: controlla, tocca. Mettono la mano, io guardavo per cercare di capire. Mettono la gamba e le mani in mezzo alle gambe, ravanano, che quasi tirano tutto di fuori e dicono: ma non si capisce, non riesco a capire bene. Però nel frattempo ravanano per mezz'ora, ma non capisco cosa c'è. Però nel frattempo mettono anche la mano sotto, capito? E quindi è la scusa che non riescono a capire cosa c'è sotto per ravanare e toccare ancora, capito? Ah, quindi ne approfittano, dicono, e già ne approfittano, che ci siamo, sì. Carpe diem. Beh, diciamo di sì, e questo è il bello, perché trovano un corpo femminile ma con quel qualcosa in più, ecco. Ed hai tante cose in più. Esatto, non solo l'altezza, ecco, è una quinta di seno, ma anche altre cose in più. Bellissima. Ascolta, ma questa come si dice, corona? La coroncina, io sono vestita qua da infermierina sexy e c'è una coroncina di Simone, smettila siringhe, di cercare di ferirti apposta. Di siringhe, ma l'ho fatta io questa, sono brava io a fare queste cose. È bellissima. Sono vere siringhe, ho fatto una coroncina a mo di Madonna, diciamo. Beh, di Madonna. Madonna, la cantante! Ah, la cantante! La grandissima Madonna! Non pensavo... La ciccone! Ok, grandissima. E allora ragazzi, che dire? Questa serata allo Skylight ormai si è conclusa. Abbiamo Nicola Simeonato e tutto il resto della crew sul palcoscenico. Noi abbiamo prelevato con esclusiva, perché a questo punto lo possiamo dire, Alessia Bergamo. Che dire, Alessia, li salutiamo, li ringraziamo e ci rivediamo. Un bacione a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitata alla radio e ci vedremo la prossima volta. E a voi vi aspetto tutti allo Skylight. Mi raccomando, assolutamente, 10 novembre sempre qui, via delle Fontanelle, via Fontanelle, esatto, numero 28, allo Skylight di Verona, a San Bonifacio per l'esattezza. Alessia Bergamo, Simone Molinari, Luis Burattin, tutta la crew dello Skylight. Questa sera abbiamo avuto in ordine Pippo da CJ, Manuel Cobi, Frenzy, Mats, Sti DJ, Alissa Vandelle, Nicola Simeonato, Sally, Luigina Chemitz, Misha, Baba Yaga e ovviamente tutto il resto dei performer. Esatto. Un bacione. Un bacione. A tutti. Ciao ragazzi. Ciao, buonanotte. Skylight Disco. One, lo show del sabato sera.